Le manifestazioni contro le trivellazioni per estrarre il petrolio di qualità, che non c'è nemmeno, o per stoccare metano, ottengono ampia partecipazione nel centro-sud, come a Ombrina Mare, San Benedetto del Tronto o in Sicilia. Il rischio sismico legato agli stoccaggi di Bordolano, Sarniano e altre località lombarde, invece, lasciano fredda la popolazione. Come spiega Giacomo Cangini, durante l'incontro con la stampa dei NotRiv in comune a Cremona, non si vedono grosse ciminiere nei grandi capannoni, ma alcuni impianti. Tutto avviene sottoterra e i cittadini non sono sensibilizzati dai comuni, con l'eccezione di Pianengo, Vescovato e pochi altri. Soncino, ad esempio, non ha mai organizzato incontri per informare il pubblico, anche se il borgo medievale è esposto al rischio causato dalle ricerche minerarie di Lograto, Trigolo e Calcio, oltre che dal progetto di stoccaggio che ancora incombe su Romanengo. Il comune di Bordolano, come anche l'amministrazione provinciale dalla quale tutto è partito, non hanno dato le informazioni necessarie ai cittadini. Se succede un incidente, i cittadini non sanno chi chiamare e come comportarsi, anche se la legge prevede il piano d'emergenza esterno. Quindi i NotRiv cremonesi hanno esportato cultura, idee utilizzate altrove, nello scambio di informazioni tra associazioni. Il risultato si vede infatti nelle linee guida emesse il 24 novembre dalla Commissione Idrocarburi e Ricerche Minerarie del Ministero dell'Ambiente. I controlli sul rischio sismico sono previsti, ma quando lo Stato troverà i soldi per costruire una rete adeguata? Attualmente la sicurezza sugli stoccaggi italiani della Stogit, una decina in tutto, è garantita per via telematica dalla sede centrale di Crema. La provincia di Cremona è tanto strategica quanto poco informata dalle istituzioni. Per quanto riguarda la questione del metano, il nostro paese è ritornato a consumare metano in quantità inferiore a quella degli anni 2000, cioè negli anni 2000 si consumava 70 miliardi di metri cubi di metano, oggi siamo a 63 miliardi. Quello che ci chiediamo è come mai e per quale ragione vengono fatti questi enormi investimenti in nuove centrali e nuovi stoccaggi quando il consumo del metano è in calo e quando molto spesso la domanda di energia è esaurita con le fonti rinnovabili energetiche. Per questo i NotRiv italiani si ritroveranno a Bordolano sabato 20 dicembre alle 14. Il corteo che sfilerà per Bordolano, sempre che il tempo lo conceda, dovrebbe essere infoltito da associazioni provenienti da diverse regioni italiane. Ezio Corradi spiega che non c'è giustificazione per il rischio che si corre, dato che gli stoccaggi vengono scavati proprio dove si trovano le sorgenti sismiche. Indipendentemente dal giudizio che si dà su opere che il governo ha considerato urgenti e necessarie, non si trovano motivazioni chiare.